al signor questore di Roma. Si trasmette fotocopia di un'agenda di Emanuela Orlandi, occasionalmente acquisita dal noto organismo, cioè dai servizi segreti. Il 20 luglio del 1983, quasi un mese dopo la scomparsa della giovane vaticana, un documento incredibile giunge alla questura di Roma. In quel giorno torrido, il signor questore Giovanni Pollio affrontava non solo il caldo soffocante, ma anche una serie di casi urgenti e scottanti: attentati, terrorismo, sequestri, criminalità organizzata e la banda della Magliana. Tuttavia, di fronte a questo foglio inviato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e contrassegnato come riservato, si arresta. È un documento proveniente dai servizi segreti, con la dicitura «Investigazioni generali, operazioni speciali». Due settimane prima, il 3 luglio, Papa Giovanni Paolo II aveva lanciato il suo primo appello pubblico per Emanuela durante l'Angelus domenicale, rivolgendosi direttamente ai rapitori. La scomparsa della ragazzina, avvenuta quel 20 luglio, costituisce già un caso di sequestro di persona di enorme rilevanza. Ma c'è qualcosa che non quadra in questo racconto. Rileggiamo attentamente il documento. Si trasmette fotocopia di un'agenda di Emanuela Orlandi, occasionalmente acquisita dal noto organismo. Quindi, a un mese di distanza dalla scomparsa di Emanuela, la polizia di Roma riceve alcune pagine fotocopiate, non l'originale, di un diario scolastico di Emanuela, apparentemente acquisite casualmente dai servizi segreti. Ma perché il diario di Emanuela era finito nelle mani degli 007 per così tanto tempo? Perché inviare solo delle fotocopie e solo dopo un mese? Perché sembra che lo abbiano preso direttamente dalla camera della ragazza anziché passare per la Gendarmeria Vaticana, come sarebbe stato corretto? Perché i servizi avevano in mano il diario prima ancora dei magistrati? E cosa altro potrebbero aver acquisito casualmente nella stanza della ragazza? Esiste un inventario degli oggetti sequestrati? E si può essere sicuri che i servizi abbiano poi trasmesso tutto agli inquirenti senza omettere nulla? Queste sono domande estremamente difficili a cui rispondere, ma che gettano una luce sinistra su tutta la vicenda. Dopo 41 anni, infatti, nessuno è ancora in grado di spiegare come e perché il SISDE sia stato così coinvolto in un caso riguardante la scomparsa di una ragazza, soprattutto considerando che era cittadina vaticana e non italiana. I servizi segreti italiani non hanno mai avuto competenze in casi di persone scomparse. Inoltre, c'è un altro documento, a conferma del primo. È datato il giorno successivo, il 21 luglio 1983, e viene spedito dalla Questura di Roma alla Procura della Repubblica. Il destinatario è il sostituto procuratore Margherita Gerunda, ovvero il magistrato incaricato delle indagini. Questo secondo documento recita: «Si trasmette copia fotostatica del diario di Emanuela Orlandi qui fatto pervenire dal SISDE». In questo documento è tutto più esplicito: «fatto pervenire dal SISDE». La presenza dei servizi segreti nella casa Orlandi è confermata addirittura da Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, che lo ha ribadito durante la sua testimonianza di fronte alla commissione parlamentare d'inchiesta sul caso appena due settimane fa. Pietro ha dichiarato: «I servizi segreti sono venuti a casa nostra tre giorni dopo la scomparsa di Emanuela, perché Giulio Gangi, un personaggio dei servizi, che aveva anche casualmente conosciuto Emanuela, era amico di nostra cugina Monica. Lui ci ha raccontato che mentre stava in ufficio è arrivata una segnalazione della scomparsa di Emanuela e di aver detto al capo: "La conosco, posso andare a dare un'occhiata". Due giorni dopo è tornato con un ufficiale dei carabinieri di stanza al SISDE che da quel giorno è rimasto a casa nostra. Per noi erano persone che ci stavano aiutando. Dalla cameretta di Emanuela prendevano tutto. Per noi erano la salvezza, gli davamo tutto». Quindi Giulio Gangi, un membro dei servizi segreti, giunge alla casa Orlandi insieme a un amico di famiglia, Marino Vulpiani.
La loro presenza è dovuta alla loro conoscenza della famiglia, in particolare di Monica, figlia di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, che in quel periodo si stava impegnando attivamente nella ricerca della nipote scomparsa, rispondendo alle telefonate e dando dichiarazioni ai media a nome della famiglia. Inoltre, Pietro Orlandi ha rivelato che Gangi conosceva addirittura Emanuela. Ma chi è Giulio Gangi, lo 007 amico di famiglia? Si tratta di un giovane di 23 anni cresciuto all'Infernetto, una periferia di Roma. Fin da giovane ha stretto amicizia con il marito dell'attrice Claudia Cardinale, un rinomato produttore cinematografico, e con Antonello Falchi, un famoso regista della Rai. Queste amicizie lo hanno introdotto nel mondo dello spettacolo, della televisione e successivamente della politica. Ha avuto anche contatti con Claudio Baglioni, il cantante preferito di Emanuela. Durante un'esperienza lavorativa alla Camera dei Deputati, ha conosciuto lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, e il suo influente superiore, Mario Peruzzi. È così che Gangi è entrato in contatto con Vincenzo Parisi, all'epoca vice direttore del SISDE, i servizi segreti italiani. L'estate precedente alla scomparsa di Emanuela, Gangi trascorse una vacanza a Torano Borgorose, un piccolo paese montano nella provincia di Rieti, dove trascorrevano le vacanze anche le famiglie Orlandi e Meneguzzi. Durante questo periodo, Gangi era ospite di Marino Vulpiani, il suo amico che lo accompagnò alla casa Orlandi dopo la scomparsa della ragazza. Ma la cosa più inquietante è il fatto che i servizi segreti, con Gangi e il suo superiore Leone, abbiano formato una squadra per monitorare il caso di Emanuela, consentendo loro di entrare indisturbati nella sua camera da letto e prendere ciò che desideravano. Questo non solo solleva domande sulle loro azioni, ma anche su quanto accaduto nei mesi successivi alla scomparsa. Infatti, poco tempo dopo, un individuo che si presentò come il sequestratore fece pervenire alla famiglia Orlandi una fotocopia della tessera di iscrizione alla scuola di musica di Emanuela e una fotocopia di uno spartito musicale con ritagli incollati che mostravano nomi e numeri di telefono di alcune compagne di classe della ragazza, ritagli simili a quelli di un'agenda o di un diario. Inoltre, la famiglia ricevette una registrazione anonima in cui si sentiva la voce di Emanuela che diceva «Dovrei frequentare la terza liceo, staltranno». Sembrava quasi un provino per una trasmissione televisiva. Chiunque avesse telefonato alla casa degli Orlandi dopo la scomparsa di Emanuela per dimostrare ai familiari la sua presunta sopravvivenza forniva dettagli così intimi e personali che solo chi conosceva bene la ragazza avrebbe potuto conoscere. Porta gli occhiali bianchi, ha problemi di vista, non ama esibirsi in pubblico, sua sorella si sposerà a settembre. Inoltre, alcuni indizi furono rinvenuti all'interno di un furgone della RAI, mentre una chiamata di presunti sequestratori fu effettuata dagli stessi uffici della RAI. Chi dunque avrebbe potuto avere accesso a queste informazioni così private su Emanuela e questi indizi, se non qualcuno che aveva avuto accesso alla sua camera da letto, al suo diario di scuola e a dettagli personali raccolti casualmente o meno in famiglia? Il sostituto procuratore Margherita Gerunda, che inizialmente aveva indagato sulla scomparsa di Emanuela, propendeva per un'ipotesi più semplice di omicidio seguito a un tentativo di stupro. Ma dopo il ritrovamento di questi indizi, prese sempre più piede l'idea di un complotto internazionale. Si ipotizzò che potesse esserci stato un tentativo di scambio della ragazza con Ali Agca, l'uomo che 2 anni prima aveva attentato alla vita di Papa Giovanni Paolo II, oppure che dietro la scomparsa potessero esserci interessi finanziari legati allo IOR, la Banca Vaticana. Queste ipotesi non hanno mai trovato conferma nel corso degli ultimi 41 anni e oggi sono considerate come depistaggi orchestrati non tanto per nascondere la verità sulla sorte di Emanuela, ma piuttosto per ottenere vantaggi politici sfruttando il caso. In altre parole, più di una persona e più di un'istituzione sembrano aver tratto vantaggio dalla scomparsa di Emanuela Orlandi per fini che nulla avevano a che fare con il suo destino. Nel 2008, ad esempio,
un ex ufficiale della Stasi, Günther Bonsack, affermò che i servizi segreti della Germania Est avevano sfruttato il caso di Emanuela inviando lettere false a Roma per scagionare la Bulgaria dalle accuse di aver collaborato con Ali Agca nell'attentato al Papa. Ma c'è un'altra ragione che rende estremamente inquietante il fatto che il diario di Emanuela fosse finito nelle mani dei servizi segreti prima che nella custodia della procura. Si tratta del contenuto stesso del diario. Tra le annotazioni scherzose dei suoi amici, le note sugli esami andati male, i compiti da svolgere e le prese in giro su se stessa, spiccano alcune scritte delle sue compagne di classe, chiaramente giocose ma un po' pesanti. Per rispetto verso Emanuela, la sua famiglia e la Chiesa, eviteremo di leggerle. Ma possiamo rivelare che queste parole sono all'origine di un equivoco che ha coinvolto il Vaticano e Papa Giovanni Paolo II nel caso Orlandi. In particolare, una compagna di Emanuela menziona una fantomatica relazione sentimentale tra Emanuela e un certo Giovannino, poi esplicitamente indicato come GP2, ovvero Giovanni Paolo II, il Santo Padre. Rimarcato, si tratta unicamente di uno scherzo un po' pesante di un'amica. È improbabile che una quindicenne avrebbe condiviso una confidenza del genere in un diario destinato a essere letto da parenti e compagni di scuola. Da queste parole sono scaturite le calunniose accuse rivolte al Santo Padre e al Vaticano nel corso degli anni. Giornalisti, esperti, scrittori e magistrati hanno usato queste annotazioni per insinuare che Emanuela, una giovane quindicenne, avesse effettivamente una relazione con un papa, un uomo di oltre 60 anni già ferito gravemente in un attentato. Alcuni sono giunti persino ad affermare che il pontefice uscisse di nascosto dal Vaticano di notte per cercare incontri con giovani ragazze. Naturalmente non esiste alcuna prova a sostegno di tali accuse. Chi, dunque, avrebbe avuto interesse a macchiare la reputazione del Papa sfruttando il caso di Emanuela? Senza dubbio qualcuno che aveva avuto accesso alle pagine del diario e, contando sulla segretezza del documento classificato come riservato, ha potuto insinuare dubbi senza il timore di essere contraddetto. Semplici giochi tra adolescenti sono stati sfruttati da individui senza scrupoli per fini politici e personali, alimentando un mondo di insensatezze e manipolazioni. La verità su Emanuela rimane ancora sconosciuta, ma è fondamentale fare chiarezza sulle persone che si sono aggirate intorno al caso come avvoltoi. La commissione parlamentare potrebbe riuscire ad ottenere nuovi documenti riservati e fare un piccolo passo avanti verso la risoluzione del mistero.